Allora, i motivi per il quale come prima moto dobbiamo scegliere, secondo me è un po' un must, dobbiamo scegliere l'enduro è questo, perché l'enduro vi permette di fare una gita di un giorno, cioè praticamente partire la mattina, tornare a mezzogiorno oppure la sera, cioè fare un viaggio diciamo leggeri intorno in zona senza problemi, un po' quello che si può fare con una naked, un po' quello che si può fare con una moto da strada, no? Con l'enduro lo si può fare. Poi con l'enduro ci permette di fare dei viaggi più lunghi, cioè andare in via, andare in 10 giorni in Svezia, andare in Marocco, andare in Grecia, Albania, in Sardegna, Corsica, cioè fare tutte queste cose qui, perché appunto ha capacità, la possibilità di caricare le borse, caricare un passeggero. Poi l'enduro vi dà la possibilità di fare i piccoli spostamenti, tipo casa, lavoro, perché appunto avendoci una borsa diciamo grande, io consiglio sempre di comprare la più grande che c'è disponibile, centrale, lì si possono mettere gli attrezzi del lavoro o la valigia, quindi fa anche questa cosa qui. C'è la possibilità di andare in due, e quindi c'è un posto comodo per un'altra persona. E poi questo è simile agli spostamenti casa lavoro, riesce a fare, in altre parole, l'utilizzo dello scooter. Cioè lo scooter ha un vantaggio, no? È che praticamente si ha un grande bagagliaio, per i piccoli spostamenti può essere molto utile. Ecco, una moto enduro riesce a fare anche quello che fa uno scooter. Io su questo punto, perché appunto ci ho fatto appunto anche questa puntata, perché io per esempio ho fatto un errore, nel senso che quando ero io ho sempre avuto moto, no? Sono partito dalle 50, avevo una moto da cross e un 50 che era più da strada, come sapete, poi i 125. Quando sono arrivato poi alla maggiore età, ho comprato un Harley Davidson, che era bellissima. Era l'883, quella orange con le scritte tipo da corsa, sembra che fosse quella R, se non vado. E ancora io penso che sia una bellissima moto, però non riusciva in nessun modo a fare tutte le cose come sono, e quindi sono stato, purtroppo avrei voluto tenerla, però ho dovuto venderla per comprare il KTM che ancora ho. E quindi sicuramente sarebbe stata una grande seconda moto, ma non poteva fare quello che cioè l'utilizzo. Faccio un esempio: quando ero con i miei amici che avevano per esempio un enduro o altre moto, io naturalmente alle Davidson a gomme dure facevo fatica a starci insieme, ma anche per esempio loro avevano le borse come di plastica, che praticamente si aprono e si chiudono velocemente, prendevano le cose, io cioè avevo tutti i lacci, i laccioli, cioè era tutto molto più complicato. E quindi alla fine insomma mi sono deciso di, gli ammortizzatori non erano diciamo così a livello delle moto, no? Avevano l'escursione, no? che c'ha la moto da enduro, e quindi a quel punto lì però ci ho rimesso dei soldi, perché naturalmente era una moto che avevo comprato nel 2006, che ho rivenduto nel 2008, anche se era una Harley Davidson, perché le Davidson dicono che sono tipo le Rolex, però quando le vai a vendere non sono mai. Cioè, comunque avevo comprato degli accessori, quindi è stata comunque una, ci ho rimesso dei soldi, ecco. Invece se fossi andato diretto su un, diciamo così, su un enduro, avrei sicuramente risparmiato. Quali sono i motivi per il quale abbiamo queste possibilità? E appunto sono che le moto enduro tutte, io sto parlando di tutte,
hanno una buona capacità del serbatoio e questo ci dà un'autonomia importante, cioè un'autonomia che quando facciamo per esempio un viaggio di più giorni sicuramente ci aiuta. Io mi ricordo che ero con degli amici, andammo in Corsica e questi miei amici, voglio dire, io sono contento che vennero con noi, avevano dei motard e ogni poco c'era da fermarsi per fare benzina, e sempre comunque sia non dico un problema insormontabile, però era un po' noioso. Poi, cosa importantissima, hanno tutte, poi ecco, a proposito dell'autonomia, anche se uno fa un viaggio, per esempio, non so, casa-lavoro, tutti i giorni, cioè una cosa è fare benzina una volta alla settimana, una cosa è ogni due giorni doversi fermare a fare benzina. Quindi anche quella lì è una cosa, insomma, che avere un serbatoio piccolo è un po' noiosetto. Poi la protezione dal vento è una cosa fondamentale. Quando entrate in autostrada, se non per esempio con le naked lì per lì, i primi 5 minuti sembra che il vento vi accarezzi, dopodiché diventate tipo come le bandierine, che diventate tipo una bandiera che si muove così. La protezione dal vento è una cosa fondamentale e tutte le moto enduro hanno, più o meno, ma hanno tutte delle ottime protezioni dal vento. Poi tutte le moto enduro hanno una luce a terra, diciamo, importante. Quindi, per esempio, se siete in Sardegna, se siete in Corsica, se siete in Albania, se siete dovunque e dovete fare, per esempio, non so, 3-4 km per raggiungere una spiaggia, per raggiungere un punto particolare di sterrato, però potrebbero essere strade bianche, ma potrebbero essere anche strade un po' più rocciose, un po' più impegnative, con questa, piano piano, con queste riuscite a farle senza problemi. Poi, oltretutto, tutte, a questo punto tutte, perché c'era soltanto la Capo Nord e c'era soltanto il Multistrada che non avevano la possibilità di montare gomme più tassellate. Ma ora questa cosa qui è cambiata, perché la Capo Nord ha fatto una versione rally, Aprilia Capo Nord, e la Multistrada è uscita ora all'EICMA, ha fatto una versione che ha le ruote, ha la possibilità o ce ne ha fisse di avere delle gomme più tassellate. Quindi a questo punto veramente tutte le moto enduro hanno la possibilità di montare queste gomme tassellate. Ecco, questo è un punto anche qui molto importante, perché va bene, fa parte insomma anche del divertimento di leggere queste recensioni, però io voglio dire che le moto, in base se hanno un tipo di gomma o un altro, e cambiano drasticamente. Io vedo la mia a due possibilità, a tre, ma con le Pirelli, abbastanza. La mia è una moto che è il KTM, no? 990, è una moto che è abbastanza legata come gomme, e c'ha una più, diciamo, stradale, una intermedia che è quella AT, che è quella che normalmente utilizzo, e poi una veramente direi fuori stradistica. Cambia radicalmente, cioè dalla prima alla seconda la moto è completamente diversa. Se ho la moto, diciamo, se ho le gomme da strada, è molto più liscia, è molto più facile da guidare, anche anche un po' più di sicuramente di presa sull'asfalto, ma soprattutto la differenza è sulle lunghe percorrenze, è molto più liscia. Mentre invece quella intermedia, le gomme, le Pirelli AT, quelle che ho ora, sono più sempre una gomma buona per l'asfalto, però dopo 4-5 ore che uno è sull'autostrada si sente come tipo avere delle molle nelle mani, perché le vibrazioni appunto si sentono. Ecco, e poi tutte le moto hanno la possibilità, cioè tutte le moto enduro hanno una posizione eretta, cioè praticamente, e questo è importantissimo, perché se noi
abbiamo una postura eretta, la nostra colonna vertebrale ha tipo dei cuscinetti che ammortizzano in posizione verticale, ma se noi stiamo così come su una naked o su una moto da strada, naturalmente questi cuscinetti non lavorano e quindi nelle lunghe percorrenze è molto molto difficile, cioè molto più faticoso. Ecco, quindi questi sono i motivi per il quale appunto mi sento di darvi questi consigli e appunto vi auguro un buon fine settimana, che oggi qui è sabato, ora non so quando riuscirò a caricare il video, però vi saluto e se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, e se vi è piaciuto questo video e lo ritenete insomma utile mettete un like. Ciao!